Donnarumma, sì o Donnarumma, no? Dovrebbe essere sostituito o deve rimanere a difendere la porta della nazionale? Io ho una mia idea. E la mia idea è che Donnarumma ha bisogno di uno stop per se stesso, ma anche per la nazionale. Io metterei Vicario, dici ma sei troppo facile, giustamente, però ci vuole una scossa. La verità è che per questa nazionale ci vuole una scossa, non raccontiamocelo, noi non siamo andati ai mondiali negli ultimi 8 anni, rischiamo anche di non passare le qualificazioni europee, cose che per noi, già quelle mondiali è una cosa bruttissima, imbarazzante, non siamo più a livello del Brasile, dell'Argentina, della Spagna, della Francia, noi che vincevamo i mondiali, abbiamo vinto gli europei, ma l'ho ripetuto 1000 volte, gli europei li ha vinti anche la Grecia, gli europei li ha vinti la Danimarca, gli europei sono particolari, hanno una storia particolare. Poi se veramente ti vuoi confrontare con le migliori squadre, vedi che l'Italia pareggia con la Macedonia, perde con la Macedonia, e ci vuole una scossa, altrimenti noi non arriviamo agli europei. Adesso si parla di playoff con l'Estonia e forse dopo con Galles o Polonia, ma noi non passiamo. Forse passiamo con l'Estonia, forse passiamo con l'Estonia, ma dopo non passiamo con la Polonia o col Galles, perché siamo lì con le orecchie basse e ci spaventiamo, non riusciamo a mettere dentro quella garra che invece mettiamo in Champions, in Europa League, in Conference League, perché le squadre italiane vanno avanti. Però abbiamo il Napoli che è il Napoli di Osimhen, l'Inter che è l'Inter di Lautaro, il Milan è il Milan di Leao, cioè di giocatori stranieri. Le nostre squadre appartengono ai giocatori stranieri, ma non ai nostri giocatori, perché i nostri giocatori non sembrano avere quella personalità. Detto questo, la scossa ci vuole. Donnarumma dà sicurezza. Donnarumma, voi dà sicurezza? Perché vi chiedo questo e perché dico questo? Ora ne parliamo, di questo che parleremo. Prima, ovviamente, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, quindi iscrivetevi ragazzi, è aperto 24 ore su 24. Per tutti voi, leggo sempre tutti i commenti, leggiamo tutti i commenti perché tutta la community legge i vostri commenti, quindi essere parte di una community vera, però vera, facciamo tante live, iscrivetevi, mettete una bella campanella, appoggiate un bel mi piace. Dopo ragazzi, ci sono questi ragazzi, sono ragazzini che stanno mandando avanti questi due canali di quiz, li voglio aiutare, li aiutiamo, una volta ogni tanto possiamo aiutare qualcuno. Ci sono questi due canali, andate lì e vi iscrivete, non dovete fare niente, non costa nulla assolutamente, vi iscrivetevi a quei canali. Dopo se volete guardare i video, non li guardate, non ha importanza, giusto l'iscrizione. Questi ragazzi non me l'hanno neanche questo, li voglio solo aiutare. Rimaniamo a Donnarumma. Ragazzi, mi raccomando, però iscrivetevi, è una cortesia che vi chiedo. Rimaniamo a Donnarumma. Beh, Donnarumma, ma quel gol è preso a Palermo contro la Macedonia, ma stiamo davvero lui non doveva lì perdere un po' il posto? Cioè, noi Buffon salvava le partite, Zoff salvava le partite, cioè questi qua erano davvero i grandi nomi. Donnarumma, dopo che è andato via dal Milan, ne ha combinate tante. Anche al Paris Saint-Germain ne ha combinate tante. Allora, vi faccio una domanda, specialmente ai tifosi del Milan, ma la faccio a tutti voi, inizio con quelli del Milan. Scambiereste voi Maignan con Donnarumma? Voi scambiereste Maignan con Donnarumma? Io credo che i milanisti del 99% diranno no. Andiamo ai napoletani, scambiereste Meret con Donnarumma? Davvero, scambiereste? Io non lo so, qua magari la percentuale si abbassa un po', però secondo me la maggior parte dice no. Rui Patricio Donnarumma, i romanisti dicono sì perché hanno questo problema di Rui Patricio, ma io personalmente non lo so. So io, da interista, me la chiedo a me stesso, scambieresti Sommer con Donnarumma? A me Sommer non piace, non mi convince, però ha tutta una storia, anche con la Svizzera, le sue partite se le è sempre fatte. Donnarumma, c'è lo svarione, cioè Donnarumma mi va sul derby e magari mi prende il gol scemo, è questo che a me fa paura, che ti fa il partitone con l'Empoli, dopo al momento opportuno quando mi serve quel portiere, no, perdo un po', lì perde il grip. Ecco perché io direi anch'io Sommer, capite? Questo è il punto. Vicario sta facendo benissimo al Tottenham, è in crescita, molto serio, molto particolare come ragazzo. L'anno scorso se l'Empoli si è salvata tranquillissimissimamente, è stato per Vicario, infatti senza Vicario l'Empoli guardate dov'è. Per farvi capire, io lo metterei per la tranquillità,
Per la tranquillità, perché guardate che dopo, quando una partita come quella con la Macedonia vai a casa o sei in albergo o vai là, stai pranzando, i giocatori si danno di gomito. Barella si dà di gomito con Tonale e dice: ma porca miseria, ma quel gol non si poteva prendere, ma quel gol non lo potevi prendere. Cioè, ma come fai a prendere sul tuo palo quella palla anche che non è neanche troppo angolata? Cioè, dove eri? Cosa facevi? Cosa ti aspettavi? Cioè, queste sono le basi, e ci sono dei portieri che è già un bel po' che dicono: ma ci sono degli errori strutturali. E così è, tutti i portieri fanno errori, però io perché questi errori non glieli vedo fare a Maignan? Perché? Perché a Meretti io non glieli vedo far questi errori? Perché di Vicario se ne parla poco di questi errori? Questo bisogna mettere in conto, che bisogna anche dare una scossa a questa squadra, perché ora leggo Locatelli, Orsolini. Ragazzi, non è che mi cambia niente se c'è Locatelli o non c'è Locatelli, capite? Non mi cambia nulla, non mi cambia nulla. Gli unici che portano un po' di legna là è Barella. A proposito, qualcuno, essendo che è proprio milanista, perché veramente solo i milanisti, io avevo detto quando ho finito la partita, l'unico che mi è un po' piaciuto, ma neanche più di tanto così ho detto, è Barella. Ma perché tu sei interista? Perché no, perché tu sei interista, tu vai a vedere i voti della Gazzetta, migliore in campo per l'Italia è Barella. Questo non vuol dire che se Barella gioca male io dico che gioca bene, o se il migliore è Tonali io non dico che è Tonali o Calabria o comunque sia, a me non me ne frega niente quando c'è la nazionale, però almeno gli unici che stanno tirando un po' la carretta, diciamocelo, ma neanche che dà tanto conto. Io con l'Ucraina la vedo male, ma la vedo male, 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 perché il centrocampo, anche così come è messo, non è messo bene. Tonali e Barella, nessuno dice che devono convivere. Io non lo so quanto possono convivere. Perché Barella è abituato a un altro tipo di squadra. Barella è abituato o che lui fa l'incursione, perché Dumfries rimane dietro, lui va avanti, Dumfries gli passa la palla e lui entra, oppure che dà le palle sia a Di Marco che a Dumfries, che sono molto avanti. Questi schemi qua non li fa in nazionale, quindi lui può fare quello che fa. Lo stesso vale per Tonali, che sicuramente giocherà in maniera diversa. Cioè, o Spalletti porta il gioco del Napoli con quelli del Napoli, ma quelli del Napoli chi sono? Zielinski? Polacco. Anghissa? Non mi ricordo di dov'è. Africano, ma non mi ricordo di dove. Cioè, capito? Lobotka? Cioè, questi qua non li puoi portare dentro. Quindi fare quel gioco con altri giocatori. Ha tentato con Politano, inguardabile. Infatti credo che sia pure andato a casa. Cioè, questa è la situazione. A qualcuno gli devi togliere il giocattolino. A qualcuno gli devi togliere il giocattolino. E questo qualcuno incomincia a essere Donnarumma, perché il portiere mi deve risolvere i problemi, non mi deve dare un problema in più. Perché se il problema diventa il portiere, è finita. Perché dopo anche la difesa incomincia ad avere insicurezza. E l'insicurezza del portiere è assolutamente, ti porta dietro l'insicurezza di tutta la difesa, sempre, storicamente. Nel calcio è così e sempre sarà così. Sì. Io credo che un messaggio forte è quello di dire: vicario, para bene, para vicario. Io capisco che il ruolo del portiere deve essere un ruolo che deve essere lasciato tranquillo, però fino a un certo punto, fino a un certo punto deve essere lasciato tranquillo. Se dopo mi sbagli, lo spareggio mondiale me lo sbagli, e questa partita che era importantissima me la sbagli, e la partita con la Spagna semifinale di Nations League, che non gliene frega niente a nessuno, però una semifinale me la sbagli pure, mi sono un po' rotto anch'io. Cioè, mi sono un po' rotto, non che abbia mai difeso Donnarumma, lui è pieno di soldi, si potrebbe anche andare tranquillamente fermare, sarebbe sempre molto più contento di tutti noi. Quindi io non difendo niente, non difendo nulla e neanche vado contro, perché comunque ai mondiali le parate le ha fatto, quello che doveva, ai mondiali, agli europei. Ma gli europei, tutti i pianeti erano allineati, come si dice. Incomincia a uscire questa storia, agli europei è una storia strana. Gli europei li vince la Grecia, e dopo la Grecia non c'è più nel palcoscenico internazionale. Gli europei li vince la Danimarca, che non si avvicina più a quei livelli. Capite? La Danimarca che neanche si era qualificata, perché si era qualificata la Jugoslavia. Questo è il campionato d'Europa. Questo è il campionato d'Europa. E noi l'abbiamo vinto credendo di essere una grande squadra. Non lo eravamo neanche lì, perché l'abbiamo vinto con Immobile e con Belotti, come abbiamo fatto non lo so. Segnava Chiesa che manca a tutti, che assolutamente manca questo giocatore, forse il giocatore migliore che abbiamo in Italia, insieme a Barella in parte, Zaniolo. Bisogna capire anche a Zaniolo, bisogna capire anche come mettere dentro sto ragazzo, che ha fatto molto meglio di Politano, però alla fine anche lui un po' si perde.
Cioè, a me mi sembra che c'è l'allenatore, ma gli manca proprio tutta la rete della federazione, della nazionale, una rete che deve essere bella calda. A proposito di rete, ditemi voi se Donnarumma è e dovrebbe essere il portiere della nazionale nei prossimi anni e se non dovessimo, ahimè, qualificarci, se almeno in quel caso non si dice no, va bene, non sei da nazionale, ciao, punto e basta. Perché io mi sono rotto un po' le scatole. Io mi sono rotto un po' le scatole. Cioè adesso anche l'Olanda si è ripresa, si stanno riprendendo tutti. Gli unici che sono a becco così sono la Germania. Ma la Germania, almeno ai mondiali c'è andata e la Germania si qualificherà agli europei. Noi siamo peggio. E quelli ti hanno mandato via allenatore così in 2 minuti. Vabbè, fate un po' voi. Ciao ragazzi, questo è il canale YouTube Calcio. Sta arrivando il Super Sabato. Sta arrivando il Super Sabato. Adesso lo apparecchiamo. Dopo Italia-Ucraina lo apparecchiamo. Ragazzi, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo. Aperto 24 ore su 24. Iscrizione, mi raccomando l'iscrizione. E mi raccomando anche il like, campanella. Ma seguire questi ragazzi che stanno andando avanti col quiz. Iscrivetevi a Valanga, iscrivetevi, dimostratemi che davvero, davvero ci tenete a aiutare ogni tanto gratis, gratis, ma ad aiutare ogni tanto gli altri. Ciao ragazzi, ciao ciao.